La nostra azienda Elica vede con grande interesse questo tipo di manifestazione perché alla fine è un'iniziativa importante per permettere a aziende come la nostra di essere conosciute in un ambito internazionale. Noi esportiamo l'89% della nostra produzione nel mondo e quindi è ovvio che eventi come questi abbiano valore aggiunto. In più, non ultimo, danno anche la possibilità di incontrare persone del mondo finanziario che ci possono dare sempre spunti interessanti. Dunque, per quanto riguarda l'outlook, confermiamo le guidance che abbiamo dato nel primo quarter di quest'anno, che prevedono una crescita di fatturato, una crescita di EBITDA e un miglioramento della posizione finanziaria netta. Siamo piuttosto positivi sull'andamento dell'anno, per tutto il mondo dell'elettrodomestico non è stato un anno facile, ma seppure confrontati con un ambiente difficile abbiamo saputo migliorare i nostri risultati e contiamo di continuare a farlo. Per quanto riguarda la nostra strategia, l'internazionalizzazione, la capacità di essere propositivi sui mercati globali e acquisire quota di mercato sui mercati globali è un elemento fondamentale della nostra strategia. Lo stiamo facendo rendendo sempre più efficienti le nostre aziende, i nostri siti produttivi che non sono solo in Europa né anche in Italia ma sono in Messico, in India, in Cina, e facendo ciò accompagniamo anche una forte attività sulla distribuzione e sul marchio. Quindi noi pensiamo che con questi tools e non ultimo con quello di prodotto, che alla fine è quello che conta per il consumatore, grazie alla nostra innovazione riusciremo a crescere anche negli anni prossimi.